È il giorno di Tommaso Ceccarelli al Picerno, la cessione più vicina in casa Avellino in prestito. Al momento è proprio quella dell'esterno che a fasi alterne ha ultimato la sua parentesi bianco-verde, mai preso in considerazione da Taurino nelle prime tre gare, salvo poi diventare titolare inamovibile e riperdere il posto con l'arrivo di Rastelli, protagonista nel match di Coppa Italia contro la Turris, nella quale è andato anche a segno sul calcio di rigore. Di Ceccarelli si sono poi perse le tracce. Il direttore generale lucano Vincenzo Greco ha fatto il possibile per portarlo in rossoblù e il lavoro è praticamente ultimato. Lascia l'Avellino, ma non è il solo, perché altre due società rossoblù probabilmente faranno affari coi lupi. Parliamo di Claudio Mikoski, che il Taranto ha ormai bloccato. Si attende l'ok dell'Avellino per il ritorno del romeno alla corte di Capuano, che si consumerà nelle prossime ore. Prossima settimana potrebbe essere anche il turno di Marco Garetto alla Gelbison. Chiaro che la partita di sabato va a limitare questa operazione coi due club interessati che si sfideranno in campo. Ecco perché da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello buono per la chiusura. Chiusura che successivamente porterà un altro innesto in mediana per i lupi, un regista che possa dettare i tempi, alternarsi con Casarini davanti alla difesa. Su Murano poi sempre vivo l'interesse di Picerno, Monopoli che ha salutato Simeri e Potenza con il Crotone sullo sfondo. Intanto sabato pomeriggio si riprenderà a fare sul serio con la gara contro la Gelbison in programma alle 14:30. L'Avellino giocherà praticamente in casa, forte dei suoi 830 tifosi al seguito. L'interrogativo maggiore rappresenta la presenza di D'Angelo dal primo minuto. Il bandolero sta bene, ma Rastelli potrebbe optare per la vecchia guardia con Casarini dall'olio e uno tra Matera e Maisto titolari. Ovvio che il centrocampista palermitano potrà dare il suo contributo a gara in corso.